Gli azzurri superano anche il terzo turno di Coppa Italia, la seconda sfida specifica per l'Empoli. Servono i tempi supplementari però la squadra di Cristian Bucchi per aver ragione del Pescara. I regolamentari finiscono 1-1, vantaggio abruzzese con Tumminello, pareggio di Desi. In inferiorità numerica arriva il gol di Moreo che sancisce il 2-1, poi anche il Pescara resterà qualche minuto dopo in 10 uomini. Si va a giocare a novembre per quanto riguarda la Coppa Italia. Da domenica prossima Empoli Juve Stabia sarà già campionato di Serie B. Andiamo per pianetaempoli.it ad ascoltare le voci dei protagonisti. Mister, era fondamentale anche stasera, insomma, portare a casa la pagnotta, vincere, ma era fondamentale fare gli ennesimi passi avanti. Io ho visto sia quelli che gli altri, sono serviti supplementari anche per bravura di un Pescara che insomma l'ha tenuta lì, si è chiuso bene soprattutto nel secondo tempo. Cosa porti a casa al di là del passaggio del turno? Ma porto a casa di estremamente positivo, un grande primo tempo dove avremmo sicuramente meritato di passare in vantaggio, di capitalizzare le tante occasioni create, e porto a casa sicuramente la sofferenza e la voglia di vincere che hanno avuto i ragazzi alla fine. Abbiamo fatto gol su calcio piazzato, ma eravamo in inferiorità numerica, abbiamo saputo soffrire in 10 e stanchi, perché noi il primo tempo poi giocando di rincorsa abbiamo veramente speso tanto. Infatti il secondo tempo siamo un po' calati fisicamente, parallelamente a quello abbiamo perso anche un po' di smalto nella gestione della palla, non siamo stati bravi a ricrearci situazioni per andare al gol, e quindi questo è sicuramente quello da migliorare. Però ripeto, in una partita come questa che ha le stesse difficoltà che incontreremo in campionato, il Pescara è una squadra tosta, nello scorso anno è arrivato a 90 minuti dalla Serie A, quindi è una squadra di alto livello, lo sapevamo e sappiamo che queste partite si vincono su episodi, come è stato purtroppo a sfavore nel vantaggio loro, siamo stati poi bravi noi su azione, su calcio piazzato a vincerla, credo meritatamente, per le occasioni che abbiamo avuto nell'arco della gara. Si aspettava di poterla chiudere nel tempo regolamentare? Ma lo speravo, è ovvio che la partenza purtroppo ad handicap, ma ci sta, perché gli errori insomma si commettono e si fanno, l'importante è giocare sempre con coraggio, quindi un errore fatto in fase di impostazione, anche se ripeto ci ha portato in svantaggio, però l'abbiamo un po' pagato soprattutto in questo momento della stagione, quando non sei ancora al 100% e sei costretto poi a spingere sull'acceleratore magari andando anche fuori giri. Infatti mi ha fatto un primo tempo credo di altissima qualità fisica e tecnica. Abbiamo creato tantissime palle gol, abbiamo pareggiato e potevamo sicuramente andare in vantaggio. E dopo sono partite particolari perché il caldo si scende un po' di condizione, magari c'è un episodio, c'è una deviazione, un calcio piazzato e rischi magari di perderla. Siamo rimasti in 10 e lì invece si è stati bravi ancora di più a saper soffrire. Abbiamo trovato il vantaggio e speravamo di chiuderla sinceramente prima, però i supplementari ci sono serviti sia per mettere benzina che per compattare anche questo senso di sacrificio e di voglia di arrivare fino all'obiettivo. Ecco mister, hai proprio anticipato la domanda che ti volevo porre. Il gol, quello di Moreo, è arrivato nel momento in cui eravamo in inferiorità numerica, e poi un altro dato importante: quando i gol decisivi, importanti, arrivano dalla panchina, significa che la qualità ha un'onda lunga. Sì, sicuramente. Stefano è stato bravissimo, oltre che per il gol, a farsi trovare. È arrivato un po' in ritardo, lo sapete, insomma, i ragazzi arrivati da Palermo hanno avuto purtroppo dei problemi di tesseramento, quindi abbiamo dovuto aspettare un po'. Poi lui si è bloccato qualche giorno per un problema alla schiena, quindi ha lavorato un po' di rincorsa, però si è sempre lavorato al massimo. È un ragazzo veramente che ha grande voglia di fare, di migliorarsi, e questo credo che sia lo spirito giusto. Stasera è stato decisivo, non solo per il gol, ma anche per il lavoro che ha fatto poi per la squadra, perché rincorre, ci dà una mano, si fa voler bene, e questa è la cosa importante, quello che dico sempre agli attaccanti: farsi voler bene attaccando ma anche sacrificandosi, che credo sia l'aspetto più importante. Una delucidazione tattica, perché noi mettiamo in campo la squadra con il 4-3-1-2, però vedendo la gara di Larry B e anche quella di Desi quando l'hai messo al suo posto, insomma, si è visto poco il trequartista puro, ha spazzato molto, ha fatto l'esterno, il mediano, cioè è lui che ha questa libertà o sei tu che le hai chiesto questo tipo di impostazione? No, chiedo questo al mio trequartista, non mi piace che sia sempre solo in posizione, anche perché poi diventa prevedibile, e soprattutto le squadre avversarie, specie quelle che hanno il play, mettono un uomo in marcatura, quindi gli rendiamo la vita facile. Invece svariando
insomma, un corpo mobile, quindi difficilmente riesci a preparare una partita con un giocatore se non sai dove va a posizionarsi. Quindi a volte gli dico di attaccare la profondità, a volte di stare tra le linee, a volte di abbassarsi un po' oppure di aprirsi. La cosa importante è che crea sempre linee di passaggio o per sé o per i compagni. Siete ad una settimana dal campionato, la musica si sa cambia quando si entra nel torneo, come stiamo? Ma stiamo abbastanza bene, soprattutto queste due partite ci hanno dato due vittorie e quindi arrivare con due vittorie aumenta l'autostima, aumenta l'entusiasmo, ma non diminuisce assolutamente lo stato di allerta che dobbiamo avere in tutte le gare. Quello che dico dall'inizio, ripeto, non è per finta umiltà, non è per metterle avanti, è perché è così. Quindi arriverà una squadra alla Juve Stabia che è neopromossa, ha un entusiasmo pazzesco, non ha nulla da perdere perché viene ad affrontare una squadra data da tutti come una tra le candidate, no? E come molte altre per la vittoria finale. Quindi sarà una partita complicatissima dove ci saranno tanti momenti difficili e lo spirito che abbiamo avuto stasera, soprattutto nel finale, credo che sarà determinante, abbinato alla qualità del primo tempo che dobbiamo riuscire a mantenere il più lungo possibile. Per chiudere ti chiedo se ti pesa o ti gasa però essere considerato la squadra vincente di questo campionato. I bookmakers hanno messo l'Empoli da su inarrivabile. Ma sul fatto che noi siamo una delle squadre favorite credo che sia giusto, sia oggettivo, insomma uno non può tirarsi indietro da certe responsabilità. Siamo in ottima compagnia perché ci sono tante squadre, ne dico due o tre ma ne potrei dire 10-12. L'altro giorno ho letto un'intervista molto culata di Marino, credo il mister Marino, che ha detto ci sono tante squadre che hanno conservato quello che avevano di buono lo scorso anno e hanno messo delle pedine intelligenti. Parlo del Cittadella, parlo del Perugia, parlo del Pescara, parlo del Benevento, parlo del Chievo Verona, del Frosinone, il Crotone, lo Spezia che è sicuramente una bella squadra e ne ho dimenticata sicuramente qualcuna e vedete che ci saranno delle sorprese come tutti gli anni, quindi per quanto mi riguarda è un grande stimolo, innanzitutto perché bisogna tenere sempre alta la concentrazione, quindi lavorare su di me, sul gruppo, per far sì che questo gruppo sia consapevole che le qualità da sole non bastano, le qualità vanno accompagnate sempre da un atteggiamento, da una voglia, da una dedizione, da una passione fuori misura. Specie in un campionato come quello della Serie B dove veramente i valori sono tutti molto vicini ed ogni partita può riservare tantissime sorprese e delle partite sulla carta abbordabili diventano impossibili e delle partite magari proibitive invece diventano in discesa perché le giochi in maniera perfetta. Quindi credo che il campionato di ogni squadra dipenda soprattutto dalla squadra stessa, da come scende in campo, da quello che riesce a fare, dai momenti che attraversa, da come ne viene fuori.